dire che il mio nome è Bond, James Bond, ma non lo so. Il mio nome è Fabrizio Pellegrini. E di mestiere, per 40 anni ho fatto l'insegnante. Io offro una, vi offro una opzione. Prendere o lasciare, evidentemente, non ci sono scelte. Come il vaccino, prendere o lasciare. Allora, questa fila qui è la fila delle mani. Vedere? 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 Non siate timidi, no. Questa invece è la fila dei piedi. Non vedere, ma sentire. Come stai? Come un vecchietto. Di come è un sopravvissuto, in questo caso. Però anche le mani fanno del rumore. Per esempio. Ah, perfetto. Benissimo. E magari sbattendo l'una contro l'altra. Piedi. Mani. Perfetto. Adesso possiamo aggiungere un altro elemento. L'altro elemento è un vocalizio, direbbe la mia ex maestra di musica. Pellegrini, mi raccomando, vocalizzi. Il vocalizzi è zoom, zoom, zoom. Prego. Zoom, zoom, zoom. Sanremo invece corto. Prego, zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. E qui? Zoom, zoom, zoom. Ah. No, ma qui non si è sentito, lei è distratta. Lei si chiama? Silvia, lei si distrae sul zoom zoom, invece non si deve distrarre. Allora, di nuovo zoom 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 e zoom zoom zoom. Adesso dobbiamo pensare a un qualche cosa che sia con una frequenza in crescendo della battuta delle mani, prego, in crescendo. Guardate la mia mano, diminuendo, ma non fermo, diminuendo. E poi? E adesso le piede, prego. Perfetto, benissimo. Adesso appoggio tutto quanto perché mi servono le mani. Allora siete pronti? Perfetto. L'orchestra è pronta? Sì. Pronti? Attenzione, ci viene stemmato, vabbè. Anche lui. No. Si chiama relazione. E a me piace. A me, per esempio, non piace la DAD, per esempio, segretario, perché? La DAD è quasi un ossimoro, perché didattica vuol dire relazione diretta, fisica. Entrare nella fisicità dell'altro, quella che viene chiamata molto spesso e oggi sempre più recentemente come l'intelligenza emotiva. Allora, il titolo è piaciuto al professor Porro, grazie per la condivisione della scelta. Sia quando ero alunno delle elementari, dalle storine. Le sorine mancavano di storytelling, non ti raccontavano le storie, le favole, le avventure. E ai bambini invece è importante storicizzare le cose, il racconto, l'affabulazione. Diceva, perché dobbiamo raccontare favolette, dobbiamo giocare. Però se i bambini, quando io entravo in classe da insegnante, maestro,
ma a supporto di altre maestre. Mi chiedevano, scusate il termine romanesco perché ma io ho insegnato a Prima Valle per 40 anni. Prima Valle a Roma è uno dei quartieri più problematici che esistano. E dicevano, sì, però prima di andare a giocare sotto un palestra, famo un po' di zoom zoom zoom, e zoom 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 è quello che abbiamo fatto noi. Perché probabilmente significava anche per loro entrare in una realtà di relazione educativa. È uscito fuori ieri, mi pare, un elemento, quasi una domanda, io me l'ero scritta, adesso poi il foglietto l'ho perso, se l'insegnante è professione o mestiere. Bella domanda. Per me l'insegnante è una sola cosa, o almeno una cosa complessa, che si chiama competenze. Competenze. Saperi, saper essere, saper comunicare, saper fare, prof, saper fare e saper far fare, che è un altro problema grosso. C'è un'avventura bellissima, trovarsi la mattina a 23 anni a Prima Valle con una classe di 35 ripetenti di quinta e porsi la domanda, che gli faccio fa? Anzi, che me fanno loro a me? O no? Silvia, che dici? Può essere? Allora, per dare risposte a certe domande, forse probabilmente bisogna tornare indietro. Io confesso che ho manipolato, che la frase vera è homo homini lupus, ed è preso da una commedia di Tacito e di Plauto, la Sinara, che gli esperti classificano come commedia palliata. Palliata vuol dire che dentro c'è solitamente isso, esse o malamente, cioè una sorta di sceneggiata napoletana, da cui sembra che il termine napoletano paliatone derivi proprio da questa, cioè dentro ci sono scenette di botte, di gente che litiga, cioè una vera e propria sceneggiata. Io allora ho rubato questo termine e l'ho fatto diventare, ma il tutto mi serve poi per arrivare al già citato Huizinga, ma anche a quelli più recenti come Caldoa, Benson, eccetera, che hanno definito il gioco in mille modi intelligenti, ma anche emotivamente importanti, affettivamente importanti e rilevanti. Adesso vi vado a riprendere questo e cominciamo. Siete pronti? Sì. Allacciatevi le cinture. Oh, un po' di arte. Un po' di arte. Questo è Brühl, Museo di Vienna. E se guardate bene, ci sono i giochi dell'infanzia nel 1600. La corda, la fune, le cime, il tiro con la corda, l'equilibrio, uno monta la luna, la cavallina, il cerchio, la palla. Ma secondo voi Bruegel era un insegnante di educazione fisica? No. Però lui fotografava che cosa? La vita quotidiana. E nella vita quotidiana del 1600 i giochi avevano quella presenza. Buongiorno, devoti. Buongiorno. Come sta? Benissimo. Grazie. Dopo, ecco, il 1560, cos'è che succede? Perché se noi cominciamo ad analizzare uno per uno queste figurine, e c'è un insegnante, un collega insegnante di educazione fisica, che addirittura ha fatto una disamina, proprio quasi un'esegesi, no? Direi alla Sgarbi, no? E quindi questo è il gioco della palla, questo è il gioco dei cerchi, questo, e li ha descritti uno per uno. Bene. Dopo succedono una serie di cose, ma nel frattempo,
un certo signor Klatt dell'università di Göttingen, quando ci sono i tedeschi di mezzo bisogna stare molto attenti, dice: attenzione, perché se noi nell'analizzare l'atteggiamento ludico, l'espressione ludica, il movimento finalizzato a uno scopo, a un obiettivo, all'apprendimento. Non mi sembra che apprendimento sia stato un termine che ultimamente è stato utilizzato o comunque accennato. Buongiorno anche da questa parte. Non ero venuto ancora, quindi. E lui dice: attenzione, che se vogliamo fare uno storytelling veramente bello, interessante, affascinante, non dobbiamo dimenticarci di un certo signore che si chiama Charles Darwin e dell'evoluzione delle specie, non della specie, della specie, che è diverso. Lei è specie o speciamo? Lei si chiama? Francesco, non faccia così. Da qualche parte arriveremo. Lei adesso si sta chiedendo: ma questo qui dove vuole arrivare con questa cosa? No? Ma lei pensi che arriveremo alla didattica? Ma come si fa? Alla didassi. Didassi. Ma per me ancora più tardi alla matesi, cioè all'apprendimento. Chi è che insegna cosa ha dei forti dubbi. Apprenderanno, impareranno. E come? Quanti modi ci sono di apprendere? Quanti? Me lo dica. Ma su, si lascia andare. Lei si chiama? Elisa, bellissimo. Quanti modi? Infiniti, tanti quanti? Ma tanti quanti, singolarmente, tanti quanti? Tanti quanti me ne servono, Nicola. Tanti quanti me ne servono per fare sport. Tanti quanti me ne servono per fare uno sport piuttosto che un altro. Tanti quanti me ne servono per comprendere quanto è importante, ce l'hanno detto ieri in mille modi, scientificissimi, se può dire, bruttissimo. No? Quanto è importante. E lui dice: attenzione, se poi vogliamo arrivare a Huizinga, se poi vogliamo arrivare a Colorado, se poi vogliamo arrivare a Benson, eccetera, eccetera, c'è un papà lì che si chiama Charles Darwin che dice: attenzione, non vi sbagliate, seguitemi, a partire dalle Galapagos, per esempio. E erano due approcci a confronto allora, c'erano due approcci a confronto. Le scienze si dibattevano qui, su questo ring. L'avversario era l'evoluzionismo e dall'altra parte c'era il creativismo. Darwin, le scienze geofisiche, paleontologiche, biochimiche, antropologiche, la vita sulla Terra apparve 4 miliardi di anni fa. Le sacre scritture invece dicono di 4 miliardi di anni fa. Ma se pensate che ci sono 13 stati degli Stati Uniti dove nelle scuole primarie, nelle scuole middle school, nella scuola media, si è proibito parlare di Darwin. Sì, adesso lo vediamo. Non si può parlare di Darwin prima di arrivare al liceo. Che l'uomo discenda da Dio è questio fidei. Che l'uomo discenda dalle scimmie è questo scienzie. Questa cosa qui l'ha scritta un papa. Humanae Generis, che era Papa Pacelli, nel 1950. Ancora oggi magari c'è un negazionista che dice: io discendo dalle scimmie. Risposta: la mattina guarda dello specchio, bene, va bene, attentamente, fai qualche smorfia e vedrai che qualche cosina te la porti appresso. Poi magari arriva lo scienziato e dice: sì, intanto qualche cosa, Nicola, è il paleo cervello, fame, soto, e fame, sete, pulsioni sessuali. Quello ce l'abbiamo tutti. Poi magari uno cade come te. Ma quello è un altro discorso. No? E questa era la guerra santa. E oggi negli Stati Uniti, ancora in 13 stati, è proibito
cioè nei programmi nessuno cita un certo signor Dabbin e gli studi che ha fatto, evidentemente, che riguardano l'interazione, la sto minacciando, lei è Vincenzo, ti sto minacciando, che poi significa avere a che fare con l'ambiente educativo. Gli studi che sono stati fatti in natura soprattutto. Perché? Perché è la natura che dice cosa, quanto, come, perché ti serve per modificare in maniera piagettiana il dopo, il futuro, per impadronirsi dell'azione, per impadronirsi dell'ambiente, per modificare l'ambiente. E in mezzo a questa guerra, ecco, questo ho citato, poi chi è che vuole fruire di materiale che porto, mi piace che venga buttato anche nel cestino, oppure che rimanga in tasca a qualcuno perché qualcuno gli possa dare magari le gambe se serve, anche per non cadere. Nicola, lasciamo perdere Donald Trump che non c'entra niente, bene, vediamo invece perché, perché. Cominciamo a vedere i perché importanti. Perché importanti sono che i cuccioli delle specie con il cervello di maggiori dimensioni giocano di più. Oh, per giocare significa l'atteggiamento ludico, l'atteggiamento di sfida, l'atteggiamento di lotta, l'atteggiamento di prevaricazione. Velasco ieri ha detto, se non ricordo male, che i cuccioletti dell'uomo quando giocano a palline o a figurine vogliono vincere. Esattamente. Vogliono vincere. Ed è così. Ed è così. Ci si prepara al meglio, ci si allena al meglio. Sempre. Ci che stai a fare? Sto a preparare l'esame. Anatomia, un macello. Eh? Ti alleni. Poi magari ti ricordi. Andiamo avanti. E quindi soprattutto i mammiferi, soprattutto i mammiferi. Nei primati, quanto maggiore è l'importanza attribuita alle singole specie dall'attività, tanto maggiore è la quantità e la qualità degli apprendimenti. Cioè, i gatti nascono imparati. No. I bagarozzi, cioè quelli che a Roma chiamano bagarozzi, che poi sarebbero gli scarafaggi, le blatte, nascono imparate. Parli adesso o taccia per sempre. Cioè? La risposta è? No. Sì. Il bagarozzo nasce imparato. Sto disgraziato, ecco perché ci frega sempre a notte. Perché il bagarozzo si muove di notte, come il sorcio. Solo che il sorcio è il mammifero, il bagarozzo no. Perché il bagarozzo ha il cervello e la mente cablata. Dentro c'ha fame, sete, sonno e pulsioni sessuali, basta. Bella vita, eh? Non fa niente, non impara niente. Perché? Perché nasce imparato, perché ogni bagarozzo è uguale all'altro. Cioè uno vale uno. Vedete che ci siamo, uno vale uno. Il sorcio no, il topo no. Ancora, e andiamo. I cuccioli, i mammiferi delle specie superiori, quando la corteccia cerebrale e il cervelletto sono particolarmente sensibili agli stimoli che provengono dall'ambiente e dal confronto con i simili. Noi abbiamo bisogno del confronto con i simili. La nostra vita è un confronto continuo, attenzione, confronto, non è una brutta parola. Relazionarsi, ti devi confrontare. Devi ascoltare quello che dice, devi osservare. E quale esercizio migliore per gli insegnanti è quello di osservare i loro alunni che crescono o le difficoltà di crescita dei loro alunni e individuarle, cercare di afferrare quell'elemento che tu dici, eccolo perché. Poi magari scopri che è la vita esterna alla scuola. E quelle 4, 6, 8 ore, 10 ore col tempo pieno, 8 ore, quello che volete, molte volte non sono sufficienti a capire. Lo capisci solo dopo. Magari quando viene ti tira qua e ti dice, a me piace che mi chiamino Amai,
Ah, ma tu però l'altra volta non m'hai capito, perché io ero arrabbiato. E poi dice, ma perché eri arrabbiato? Non te lo posso dire. E tu rimani lì come un cetriolo, perché non sai da che parte cominciare. Ma non è a lavoremose bene, andiamo avanti. Quindi, giocare ora per domani, questo è un altro elemento. Io devo giocare ora, adesso, quando è il momento. E se tu mi chiedi, allora, il pomeriggio la mia bimba fa violino, danza, poi c'è il catechismo perché c'ha prima la comunione e poi il catechismo. E poi c'è il saggio di danza e questa non c'ha il tempo per giocare per cavoli suoi. Perché molte volte i bambini si inventano i giochi lì per lì, ma è giusto che lo facciano, perché? E perché stanno 4 ore sedute al banco. Se mi sto prolungando ditemelo, io taccio. Comunque, tuttavia, i cuccioli che durante questa attività simulano comportamenti, fanno finta di... Fare finta di... Calua, Ilix... Intorno a quelli. Bravo, perfetto. Hanno comportamenti sociali complessi, apprendono abilità altrettanto complesse, sono maggiormente educabili, esplorano e marcano il territorio. Marcare il territorio. Sono tutte cose che poi servono da grandi. E per marcare il territorio, il gatto deve prendere a zampate un altro gatto per cacciarlo da quel territorio, che è territorio di caccia, ma che è territorio pure per fare pipì, per far, cioè, no? Essenziale, per dormirci. E fanno botte, per un non nulla. Ma il fare botte che significa poi? Fare le finte, l'attacco, la difesa. Il basket? 3 contro 3, 3 contro 1, possesso di palla, possesso di territorio, come il rugby. Che fatica la vita, non faccia così. Andiamo avanti, che bello, via, su, eccoli, vediamo un po'. Ma come si fa a farlo partire? Non parte. È un filmato, io l'ho portato apposta. Può partire come? Provi? Proviamo. C'è una cosa molto brutta. Ma dolcemente. Sì. La brutta ma dolcemente. Come si chiama il filmato? Come si chiama il filmato? Omonimo, non so per quale. Come si chiama? Si chiama il filmato. Sì. Come si chiama? Filmato 01. Questo è preso da super quale. Che lo vedo le volte. Bene. Qui è ovvio che ci sono i gatti, avrei potuto scegliere con quello delle scimmie, non si finisce più. Prego. Il microfono. Sì,
Con quello delle scimmie ci sono filmati anche sui primati, eccetera, ma è molto più semplice perché sono molto più simili antropomorficamente a noi, no? Giustamente. Invece il gatto è un mammifero un pochettino strano, curioso, egoista, no? sempre sul pezzo, no? Specialmente per quanto riguarda il territorio, cibo e altre cose. Bene, allora, vediamo se possiamo proseguire. Ecco qua. Lasciamo da parte adesso le altre specie che ci hanno, il ragionare attorno a quelle altre specie ci serve per dire c'è una ludico famiglianza con alcune specie. E noi siamo l'anello, no? Rilevantissimo, siamo la specie dominante. Quanti guai stiamo a fare? Questo fatto di dominante, vabbè, e per noi entra in ballo un'altra cosa, entra in ballo un'altra dimensione, che è la dimensione della mente. Attenzione, non ho detto il cervello, ho detto la mente, un'altra cosa più complessa. La mente, il ragionamento, il ragionamento, lo scegliere. Molte volte per un gatto, per un cane, per un mammifero, la scelta di un'azione non c'ha opzione, devi fare quello se no sei morto, se no non mangi, se no non ti accoppi, è solo quello. Noi invece abbiamo le opzioni, no? Piano A, piano B, piano C, sì, allora, sì. Ma allora perché mi hai lasciato? Ma io in fondo ti ho lasciato perché ti amo tantissimo, allora per non farti soffrire, quelle cose lì che uno dice, ma no, no? E vorresti essere un gatto in quel momento, per trovarti un angoletto e dire ma sì, faccio la cuccia qua. E qui entra in ballo invece un altro personaggio importante che si chiama Descartes Morin, quello delle competenze che ho citato prima, sapere, saper essere, saper far fare, le competenze didattiche, metodologiche. E qui invece lui ci ricorda che il nostro approccio è di tipo neocognitivista. L'azione sportiva è prima pensata, cioè il pensiero precede, accompagna, chiude e commenta l'azione, il feedback. Dentro fuori, punto non punto, bagger o non bagger, direbbe Velasco. E questo ci serve per capire perché è il gioco a ripetere un ciclo continuo, un loop continuo fra conoscenze, abilità e competenze. Le conoscenze. Di che cosa sto parlando? Quindi un sapere fondante. Le abilità. Che cacciavite mi serve? Se ho una vite a croce, incastrata, mi serve un cacciavite a croce. Se la vite è piccola, il cacciavite? Piccolo. E se la vite è grande? Quello elettrico. Perché se la vita è spaccata, il cacciavite, non ci faccio niente col cacciavite. C'ho una serie di, guarda, mi sono comprato 24 cacciaviti a croce, a casa c'ho tutti i vite spaccate, che ci faccio? Le abilità. E poi che cosa? E poi la competenza, il sapere cosa, quando, dove, perché. Sto lì con la palla in mano, mini basket, l'ho preso uno a caso, passatemelo per adesso. Sto lì con la palla in mano, sto in vantaggio, possesso palla, sto andando, a un certo punto mi accorgo che non mi segue nessuno, che scelta faccio? Aspetto che arrivi il compagno? Piano A. Cerco la linea dei tre punti e provo a tirare? Piano B. Torno indietro, mi fermo, blocco la palla, poi non posso riprendere il palleggio. Vedete quante opzioni ho?
E che cosa devo fare? Devo utilizzare tutte queste cose, conoscenze, abilità, perché in qualsiasi momento io possa dire questa cosa qui, dal punto di vista del rapporto dispendio energetico, rischio e quant'altro, è l'unica cosa che mi restava da fare. Che poi significava semmai correggere gli errori, semmai tornare a rivedere l'azione, semmai cominciare a raccontarsi il perché non è andata a buon fine. Ecco, tutto questo ragionamento l'animale, o i primati che giocavano prima di noi e me e continuano a farlo in natura, hanno, ecco, non hanno la mente, mettiamola così, anche se so che qualcuno potrebbe dire non è vero che non hanno la mente. Andiamo avanti. Gioco, sport, cultura e competenze. Di ogni competenza ludico-sportiva, ne abbiamo descritta una di prima, di mini basket più o meno, hanno a che fare con tre dimensioni importantissime. La prima dimensione è di tipo culturale. Di che cosa stai parlando? È intellettiva e cognitiva. E riguarda i termini, le regole. Julio Velasco ha detto che un gioco diventa sport quando comincia a mettere dentro le regole. Narrazioni, tradizioni, principi. Quanti giochi o quante tipologie di sport sono tipiche di un territorio? Cioè, a Parma si fa la pallavolo, ma si fa anche il rugby. Ma a Parma si fa anche un progetto Barilla, per esempio. A Parma si fa anche a Bedonio, per esempio. Vedete quante cose si fanno? Perché? Perché un territorio è fecondo e lavora sulla cultura, sulla dimensione cognitiva, sulla dimensione storica, sulla narrazione, sulle abitudini, sulle regole che un popolo si è dato. Pensate al perché del rugby che regna sovrano in certe culture piuttosto che in altre, e del calcio che la fa da padrone. La seconda è di tipo operativo e funzionale. E significa qual è l'impegno energetico, quanto me posso ammazzare, quanto posso durare, ma sarò capace, ma io ho il tiro da tre punti, ci posso provare? Sì, ma in quel momento forse è meglio che non ci provi. E quindi la dimensione, vedete, la dimensione operativa e funzionale, perché? Perché non c'ho la forza. La terza è la dimensione emotivo-affettiva. Quella che per i più piccini la fa da padrone. Non voglio parlare, mi dà fastidio, insomma, parlare di me, o comunque in prima persona. Comunque, ci sono alcune cose di cui vado orgoglioso. Una è la mia formazione biennale specialistica alla Scuola dello Sport. Mi dispiace, Nicola, la colpa è tua. Sono problemi tuoi, anche te Gianfranco, la colpa è pure tua, mi dispiace, di questo sono orgoglioso, così come sono orgoglioso del mio stare a pedagogia speciale a Roma, la Sapienza, perché lì ti scontri con i saperi accademici che tu li vedi così, dici madonna mia, quando è che questo principio diventa azione didattica? Quanto ci passa? E poi di un'altra cosa però sono orgoglioso, perché è entrato in crisi, mi dice quanto ci passa, lo devo provare. E quindi mi sono messo a insegnare nella scuola dell'infanzia. Ragazzi, un mondo. Stanno a far botte dalla mattina alla sera, si menano come dannati, si fanno male. Che carini, ma quali carini, sono cattivi questi. Sono peggio dei cuccioli, dei licaoni, quelli che si, ma una cosa terribile, se menano come. Poi piano piano in prima se menano di meno, no. In seconda, in terza si cominciano a fidanzare, almeno a prima valle cominciano a fidanzarsi, in seconda, terza, quarta, insomma, in quinta fuggono da casa, no, adesso sto scherzando. Però voglio dire, insomma, ecco, di questo sono molto orgoglioso, di aver avuto a che fare soprattutto con i più piccini.
Oh, eccolo qua, il signor Calua. E poi ci si è infilato anche dentro Huizinga, perché dice: attenzione, guarda che alcune cose che dice Calua, però. Secondo la classificazione di Calua, vertigine, incertezza, alea, finzione, mimicry, faccio finta di, agonismo, agon, eccetera. E tra il divertimento e paidia e le regole del ludus c'è lo sport. Che carino, mi piace. A me piace. A me piace. E qui vedi, tu trovi anche nella narrazione, nel nostro viaggio di storytelling attorno alle specie, al gioco, per arrivare poi alla didattica, o alla didassi, anzi, che preferisco, c'entra anche quest'altra riflessione. Padre Huizinga e poi quello che abbiamo indicato. Infatti qui ho preparato anche questa cosa qui, questo l'abbiamo fatto alla scuola dello sport, quindi l'ho preso da una nostra rivista. Sopra abbiamo paidia o paidia, alea, agon, mimicry, lix in mezzo, e poi sotto il ludus. Quindi sopra abbiamo la sregolatezza e sotto abbiamo le regole. Tanto più sono piccoli, tanto più hanno bisogno di sregolatezza. Tanto più si fa tecnica, tanto più c'è bisogno di regole. Ma tecnica sono apprendimenti. E c'è una differenza fondante tra insegnare ludicità e insegnare comportamenti, tecniche. E ci vogliono competenze diverse. E passate, ma non è così. Gli insegnanti devono essere così, così devono essere competenti. E questo deve essere poi l'uscita, il profilo di uscita. Arrivi a Prima Valle, alla scuoletta materna, e dici: guardi, c'è un progetto così e così, ti trovi davanti 20 disgraziati che semenano dalla mattina alla sera. E tu dici: adesso facciamo il gioco delle belle statuine. Che bello! Oppure gli imitativi. Facciamo il passo dei coccodrilli. Ma chi ha visto mai il coccodrillo? Cioè, no, ma quello dei cartoni animati. Perché poi se non ti tuffi in quella realtà non riesci a capire. Se devi portare una canzoncina, non devi portare vecchio scarpone, quanto tempo, no. Devi portare una canzoncina di quelle che loro cantano. E lì apprendi anche te a fare qualcosa di importante. Lo sport a misura di ciascuno. Devo finire. Finisco. 5 minuti. L'ottica. Il titolo era l'ottica. No, almeno il titolo, fatemelo leggere. A cosa di ciascuno? L'ottica del ciascuno, lo salto, guardate, facciamo così, lo salto. No, aspetta. No, ci arriviamo, lascio questo. Lascio questa cosa qui di Bruno Tognolin, che è carinissima e che spero da fare leggere a Elisa. Dove sta Elisa? Ah, eccolo là, scusa Elisa. Allora, no, ma è troppo lontano, non riesce a leggere. Il discorso dell'omertà, il ciascuno. Dice: ma allora il ciascuno significa che devi utilizzare... No, calma. Tutto nasce da una domanda. Io sto spiegando una cosa, o sto raccontando una cosa. Ci sono delle mie aspettative. Se in quel momento io sto insegnando, ci sono delle aspettative, io ho delle aspettative. Cioè che dall'altra parte ci siano delle altre persone che apprendano quello che io sto spiegando, quello che io sto raccontando. No, se no che sto a fare? C'è una relazione. Bene. La domanda sorge spontanea è: ma questi 20 monammazzati che mi stanno davanti imparano e apprendono allo stesso modo? Hanno modalità attentive, mnemoniche, di memorizzazione, di ragionamento logico, causa effetto, prima e dopo, cioè uguali, identiche l'uno rispetto all'altro? La risposta
Allora vedete che in ciascuno è importante, perché in ciascuno comunque avviene, succede, eccolo qua in ciascuno. Ciascuno sono anch'io. Allora, come diceva il collega Rossini della scuola dello sport delle Marche, te lo ricordi quelle volte agli incontri che facevamo, e diceva, se c'hai l'asticella e tu la metti a 90, tutto in fila, proprio, magari con fischietto, no? E c'è quello che il 90 non gli sta bene. Non gli sta bene, non gli sta bene il 90. Metti 40, 100. E io scelgo dove salto. Se l'obiettivo è ti insegno a saltare, o ci provo, corre, lanciare, afferrare e saltare. Fidel, anni 60. Brevetto atletico. No? Corri, lancia e salta. Chi? Dove? Come? È importante che tu salti, oppure che stai dietro e che dici no, no, oggi non mi sento. No? Perché hai vergogna di dire a prof, ma perché non abbassi, se no io non ci riesco, c'ho un sederone che non finisce più. No? E questa è la... E l'altra cosa ancora, concludo. La palla e il canestro. Vince chi fa tre punti. Tre punti a chi fa canestro. E c'è lo sfigato che non farà mai canestro. E che tutti quanti lo prenderanno in giro. Diceva Velasco, vi ricordate le squadre? I bambini scelgono io, tu, e scelgono il più forte. Quindi, proprio quello. Dice Giovanni, no, Giovanni chi lo vuole? Nessuno. Dice, ma tra Giovanni e il pallone, scegliamo il pallone. Perché? Perché Giovanni è un pippone. Ma se tu a Giovanni e a tutti i Giovanni di questa classe gli dici, guardate, chi becca il tabellone, tre punti, chi becca il ferro, due punti, chi fa canestro, un punto. Hai fatto la rivoluzione del ciascuno, perché tutti quanti vorranno partecipare, perché non ci sono esclusi, perché non ci sono avanzi. Ma non è, volemo se bene. Perché poi non puoi continuare sempre a fare il tabellone tre punti, perché sennò altrimenti la tecnica non la spieghi mai, perché sennò altrimenti gli apprendimenti fini non vengono dopo. Ma intanto li hai tenuti lì. Intanto hai apparecchiato la tavola. Come è giusto che sia. Mi fate partire questo, per favore? Come si chiama? Eccolo. Non parte? Questa è la bibliografia, facciamo ripartire quell'altro, scusate perché è importante, mi piace, a me piace. Devi tornare qui, fa partire come fatto prima. No, però, ogni tanto... no, è partita. Omaggio a Darwin, omaggio a Quark e un grazie a voi. Interessante.